fuoco le immagini del blitz di Venezia.com per lanciare la manifestazione di domenica contro l'esodo da Venezia. Noi della Lega l'avevamo previsto, e questo è il commento del governatore veneto Zaia all'indomani della vittoria di Donald Trump. È rivolta in consiglio comunale contro i divieti per le biciclette in centro storico la consigliera PD Sambo, cittadini della terraferma discriminati. Tre famiglie narcotizzate durante la notte, derubate a Valli di Chioggia, caccia ai banditi che potrebbero essere gli stessi. Reati predatori, il nuovo comandante dei carabinieri si presenta alla città e lancia un messaggio. È fondamentale la collaborazione con i cittadini anche attraverso le segnalazioni. A due giorni dalla festa di San Martino, l'esperto Brando Lisio pone l'attenzione su come si stiano perdendo sempre di più le tradizioni di un tempo. Acqua alta, previsti due picchi in settimana al centro maree del comune, segnala 105 centimetri giovedì e venerdì. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Come avete sentito anche dai nostri titoli in apertura, torniamo a parlare dello spopolamento di Venezia e lo facciamo attraverso un blitz avvenuto proprio questa mattina da tanti sostenitori della città di Venezia per lanciare soprattutto la manifestazione che si svolgerà domenica per dire no allo spopolamento. Il blitz scatta attorno a mezzogiorno. Ad agire sono poche persone, ma che a bordo di quel barchino non ci sia una folla non deve trarre in inganno. Dietro di loro stamattina c'è un numero enorme di associazioni veneziane e persino di Mestre, associazioni spontanee di cittadini che non si sono rassegnati al destino della propria città. Quando si dibatte dei mille problemi che affliggono Venezia e la sua terraferma, a volte ci si dimentica di quello che invece rappresenta il problema dei problemi. Venezia perde abitanti. Un'emorragia drammatica nei numeri, devastante negli effetti, dai quasi 150.000 abitanti dei primi anni 50 ai 55.000 scarsi attuali, lo spopolamento sta trasformando Venezia in una Disneyland per turisti o, secondo la definizione più angosciante, in una sorta di Pompei. La barca attracca all'isoletta di San Secondo, un luogo strategico di fianco al Ponte della Libertà. Chiunque entra o esce da Venezia, e sono decine di milioni all'anno oramai, vedrà ciò che Matteo Secchi e gli altri attivisti di Venezia.com stanno allestendo. L'ossessione è un blitz che è a contorno della manifestazione di sabato prossimo, Venexodus. Venexodus è un gioco di parole, deriva da Venezia, naturalmente, Exodus, e simboleggia naturalmente l'esodo dei veneziani. E mettiamo questo striscione per far ricordare ai membri dell'amministrazione attuale che quasi tutti abitano dall'altra parte del ponte, quindi ogni giorno vengono qui a lavorare prendendo il ponte della libertà e attraversandolo, quindi ogni giorno loro si vedranno questa scritta per fargli ricordare che devono assolutamente metterci mano al problema dello spopolamento di Venezia. Il 10 settembre i giovani di generazione 90 hanno sfilato lungo Strada Nuova fino ad un altro simbolo della Venezia che sta scomparendo, il mercato del pesce di Rialto. Tutti armati di carrelli della spesa, un oggetto quotidiano preso a emblema della residenzialità, della resistenza di chi testardamente non si rassegna alla cacciata di massa imposta dalla nuova forma di grottesco villaggio vacanze che si vorrebbe far assumere a Venezia in spregio a secoli di storia, arte e cultura. Sabato i carrelli saranno sostituiti dalle valigie. Da Campo San Bartolomeo a Ca' Farsetti, i veneziani, ma ci saranno anche diversi mestrini, sfileranno con i bagagli pronti davanti al comune per porre una domanda sola. Togliamo il disturbo? C'è ancora speranza per Venezia? Finché ci siamo noi sì, poi non lo so perché la situazione è abbastanza grave, però poi noi ci facciamo del nostro meglio per migliorare. Ed ora tutte le voci delle associazioni di veneziani e mestrini che si stanno preparando alla grande manifestazione. Bisogna fare delle scelte politiche, ascoltando i cittadini veneziani e non soltanto gli interessi evidentemente dell'economia turistica, che pesa, è importante, ma non è l'unica dinamica che può essere considerata. Le tantissime associazioni che sabato sfileranno polemicamente armate di valigie contro lo spopolamento di Venezia si confrontano. È ancora possibile arrestare l'esodo? Il turismo è davvero l'unica voce di economia possibile in questa città? Sono interrogativi che animano il dibattito. L'iniziativa di sabato prossimo va proprio su questo canale, su questa strada. Propone alcune soluzioni, alcune riflessioni su come si può ritornare indietro e restituire Venezia ai veneziani.
Ed eccole alcune proposte: alzare le tasse a chi affitta appartamenti ai turisti e abbassarle a chi affitta ai residenti. E ancora, vendite ai non residenti strettamente vincolate all'uso personale o col divieto di affittare o rivendere per 20 anni, se non a prezzi calmierati decisi dal comune. Se alcune di queste soluzioni possono apparire fantasiose, sappiate che si tratta di norme in alcuni casi in vigore in Europa, negli Stati Uniti o in Canada, in Australia o in Nuova Zelanda, perché non a Venezia? Sono tanti i suoi coetanei, per esempio, che stanno pensando di andare via da Venezia. Sono molti, perché l'affitto costa veramente tanto, quindi se non si ha una famiglia che è proprietaria di un appartamento è veramente quasi impossibile riuscire a resistere a Venezia. Tra le associazioni c'è anche chi, di fronte a tanti appartamenti pubblici vuoti, entra in azione. Negli anni una delle pratiche che è stata scelta e portata avanti tuttora dall'Assemblea è quella dell'occupazione degli immobili sfitti, vuoti e inassegnabili del patrimonio pubblico ATER in città. Ma la galassia dell'associazionismo veneziano è estremamente variegata, per certi versi ogni sua componente ha uno specifico ambito di azione. Ci muoviamo sul campo, insomma, togliendo il graffitismo vandalico e cercando di ricostruire la toponomastica originale. Alla manifestazione parteciperanno anche associazioni della terraferma. Se Venezia piange, Mestre non ride. È importante specificare che il problema dello spopolamento è grave, c'è da tantissimi anni e comincia a riguardare anche Mestre. E questo è proprio l'argomento al centro del quesito di Tigilina Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana per chiedere la vostra opinione, visto che siamo proprio nel caldo della questione in vista della manifestazione. Venezia e Mestre si spopolano, come intervenire secondo voi? Potete dircelo attraverso un sms al 340-3218-770 o, se preferite, inviandoci un'email a venezia@reteveneta.it e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ma in qualche modo continuiamo a parlare di questo popolamento, lo facciamo sotto un'altra chiave di lettura, ovvero quella delle tradizioni. A 2 giorni infatti dalla festa di San Martino, con l'esperto Brandolisio parliamo proprio di questa difficoltà di tramandare sempre di più una tradizione importante per la città. Ti vedi, se una volta in questo periodo che sei qua mostravo questo e mostravo questo, qualsiasi boccia diceva se San Martino ti procura per battere, perché a Venezia se batte San Martino, se batte proprio San Martino. Oggi invece le cose sono cambiate, il consumismo fa da padrone, le tradizioni si stanno mano a mano perdendo, lasciando dietro di sé tutto il bello di un tempo perduto. L'anno scorso che c'era? Domame con una ventena e fiori, tutti quanti pareva Edo a una rete con Anatro, con Adadrio. C'è una cosa che cantava come canzone? San Martino Campanaro, din don dan. Ora, mi mese venio da pianze, scusa, se non sapevo neanche la fiastrocca di San Martino, e andiamo a scondersi tutti, va. Secondo Brandolisio, che di tradizioni veneziane se ne intende, il problema è che non ci sono più i veneziani. Chi che parla di tradizione dovrebbe portare anche i negozi tradizionali dei veneziani, li dovrebbe portare a Venezia i veneziani e quindi ricostruire e tradizione con i veneziani. Ed educare grandi e piccini a tramandare storie e tradizioni, senza cui non esisterebbero le identità. Primis va fatto nelle scuole. E secondo, nei genitori, perché ormai i vecchi, i nonni, i gacca, sai, tutti quanti dentro i ricoveri. Rivolta in consiglio comunale contro i divieti per le biciclette in centro storico, la consigliera del PD Sambo dice i cittadini della terraferma discriminati. Venezia e la sua terraferma sono una sola grande città per il sindaco Luigi Brugnaro, ma non quando si tratta di vietare la circolazione delle bici in centro storico. Nella delibera di giunta, discussa poche ore fa dalla commissione competente in consiglio comunale, i cittadini della terraferma sono trattati al pari dei turisti provenienti dai 4 angoli del globo. Quello che ho contestato in questo momento è il fatto innanzitutto che non vengano trattati in maniera uguale i cittadini di tutto il comune, quindi uno, insomma, un cittadino di Mestre o di Marghera o di Favaro che voglia raggiungere la città storica, la città d'acqua in bici, in questo momento non potrà più farlo se non lasciando la bici a Piazzale Roma, dove adesso non sussiste ancora un parcheggio comunque
custodito. Queste discriminazioni tra cittadini dello stesso comune sono inaccettabili, tuona la consigliera PD Monica Sambo. Per quanto riguarda i turisti si può invece ragionare, ma prima di rendere attivo il divieto bisognerebbe assicurarsi che gli itinerari cicloturistici come quello di Sant'Erasmo restino raggiungibili. Il turismo anche da questo punto di vista sta cambiando, bisogna anche in qualche maniera favorire chi decide di utilizzare questo mezzo sostenibile, quindi non è quella la volontà di delegittimare questa scelta. Questa modifica del regolamento, rilancia Sambo, potrebbe anzi essere l'occasione per prevedere finalmente la possibilità per i bambini di usare la bici in alcune aree circoscritte come Sant'Elena e Campo San Polo. Mi sembra che sia una proposta che sia stata accolta anche dalla maggioranza e quindi speriamo che da questo punto di vista i residenti e soprattutto i bambini possano essere facilitati. Con questo provvedimento, aggiunge Davide Scano del Movimento 5 Stelle, l'amministrazione rivela una volta di più la sua vera idea di città. Il problema per il sindaco non sono i venditori abusivi, le guide turistiche abusive, gli intromettitori del tronchetto, il traffico acqueo, sono le biciclette. Ovviamente a Venezia, come parco tematico, non possono circolare le bici. Non si sono mai viste infatti le biciclette, ad esempio a Gardaland. E quindi perché si dovrebbero vedere a Venisland? Venezia non è più considerata una città normale, quindi è anche un oggetto irrilevante e non impattante come la bicicletta, dà fastidio ai veneziani e dà fastidio soprattutto all'amministrazione che addita appunto i ciclisti come se fossero il più grande problema del centro storico, quando in realtà non risolve tutti i problemi che invece ci sono. Siamo alla politica. Per moltissimi veneti una sorpresa la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, ma non per il governatore veneto Luca Zaia, che dice: noi della Lega l'avevamo previsto. Il suo commento alle novità da oltreoceano. Direi che la fine è la morte del Grande Fratello, no? Del Grande Fratello dei media, dei gruppi di potere, dei grandi finanzieri che comunque vorrebbero che il popolo vada nella direzione che loro indicano. Il popolo non è più un popolo di pecore che vanno senza pensare, ma dimostrano di pensare e di votare. E la grande sorpresa, che per noi non è stata sorpresa, è quella di Trump negli Stati Uniti. Come lo vede, come lo giudica? Ha già parlato da Presidente. Abbiamo conosciuto un Trump che parla da presidente, un Trump pragmatico, e direi che se mantiene fede a quello che ha detto, ad esempio sul fronte del rompere dello scardinare, direi che va bene. Io muto quello che ha detto Rudolph Giuliani stanotte, ha detto: beh, alla fine si ripresenta la possibilità di avere il sogno americano. Io spero proprio di sì, che lo sia per gli Stati Uniti, lo sia per tutti noi. C'è chi ha creato questo parallelismo tra Donald Trump in America e Silvio Berlusconi in Italia. Guardi, che i media si siano concentrati per dare la descrizione del tipo mostro, tenetelo lontano, questo poco ma sicuro, ma noi leghisti ne sappiamo qualcosa, lo fanno tutti i giorni. Ben 3 famiglie narcotizzate poi derubate nella notte. Valli di Chioggia, brutta avventura per 3 famiglie nella zona di Piovini. Sono state prima narcotizzate con lo spray e poi ripulite dai ladri che hanno agito indisturbati. Nel bottino contanti, gioielli, oro e generi alimentari. Nella stessa notte i ladri hanno tentato di entrare anche in altre villette di via Val di Rose senza riuscire a portare a termine il piano. In tutti gli episodi la tecnica è sempre stata la stessa, quindi si tratta con ogni probabilità di una banda. I ladri forano il vetro di una finestra al piano terra e riescono ad aprire la maniglia senza far rumore. Poi si introducono in casa e spruzzano uno spray narcotizzante che impedisce alle persone di svegliarsi, per poi perlustrare in tutta calma la casa alla ricerca di oggetti di valore. Un'altra truffa a danno di un anziano, questa volta bisogna fare attenzione ai falsi avvocati. Un mestrino di 82 anni è rimasto vittima di una truffa in casa. Un uomo gli ha suonato il campanello a metà mattina dicendo di essere l'avvocato della compagnia assicurativa del figlio, raccontandogli che quest'ultimo era rimasto coinvolto in un incidente stradale, si trovava in quel momento in una caserma dei carabinieri per accertamenti e che sarebbe stato arrestato a meno che non venisse pagata immediatamente una grossa somma di denaro. L'anziano, preoccupato, ha consegnato i contanti al truffatore, che si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La polizia ha aperto un'indagine. Blitz dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro e anche dei carabinieri di Chioggia in 2 campi agricoli di Sant'Anna, dove lavoravano 10 persone del Bangladesh impegnate moltissime ore di lavoro al giorno per 15 euro. Dormivano e mangiavano in baracche e roulotte di fianco ai campi. Sono stati identificati 11 lavoratori del Bangladesh, 2 senza permesso di soggiorno, 8 lavoravano in nero, i 2 titolari denunciati per sfruttamento del lavoro, favoreggiamento di immigrazione clandestina, occupazione illegale
illegale di lavoratori clandestini. Sanzioni per 20.000 euro le ditte diffidate a regolarizzare. Altri rapinatori arrestati dai carabinieri. Martellago. I carabinieri hanno arrestato per rapina in abitazione, ricettazione, possesso di strumenti di effrazione in concorso due predoni, un 60enne veneziano e un 20enne dell'est. Da giorni i militari avevano predisposto controlli notturni straordinari nella zona. Allertati dalla centrale operativa, che aveva ricevuto una richiesta di aiuto per un furto in corso in via Trento, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Un giovane ha raccontato di aver sorpreso una coppia di predoni nella casa del padre, mentre trafugavano gli ori di famiglia dopo aver scassinato la porta. I due lo avevano minacciato con un cacciavite, poi erano fuggiti. I carabinieri li hanno intercettati poco distante, arrestandoli con la refurtiva ancora addosso. E controlli antispaccio anche all'ex ospedale. Controlli antispaccio della polizia nell'area degradata dell'ex ospedale a Lido, con l'aiuto di un'unità cinofila. I fatiscenti edifici della struttura sono diventati ormai da tempo ritrovo abituale di sbandati e spacciatori. Denunciati due senegalesi, di cui uno irregolare, entrambi senza fissa dimora, trovati in possesso di 24 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. Al clandestino è stato notificato un decreto di espulsione. E proprio parlando di reati predatori, il nuovo comandante dei Carabinieri di Venezia si è presentato alla cittadinanza lanciando proprio un chiaro messaggio ai veneziani. Presentando il nuovo calendario dell'Arma dei Carabinieri dedicato ai simboli storici, il nuovo comandante provinciale Claudio Lunardo, da circa un mese in laguna e alla sua prima esperienza nel nord-est, ha fatto il punto sulla situazione che ha trovato ad oggi nel veneziano, rassicurando i cittadini. Questo è un territorio complesso, un territorio vasto, e per cui noi dobbiamo cercare di essere all'altezza con tutti i miei collaboratori. Quotidianamente cerchiamo sempre di vedere cosa e come si può migliorare il nostro servizio, soprattutto perché il nostro fine primario è quello di garantire ai cittadini la sicurezza, questo è la vicinanza alla popolazione, e avvertiamo fortemente questa esigenza dei cittadini. Sicuramente chi subisce questi tipi di reati ha una percezione della sicurezza, insomma, un po' svanita. Noi dobbiamo cercare di continuare invece ad assicurare i responsabili di questi reati, che soprattutto reati predatori sono quelli che infastidiscono la popolazione. Ecco perché la collaborazione con i cittadini diventa fondamentale anche alla luce della firma del nuovo protocollo. Penso di poter dire che una collaborazione e delle indicazioni anche dalla popolazione ci possano aiutare a lavorare sicuramente con più efficacia. Quindi sicuramente noi cerchiamo di essere più vicini al cittadino, e il cittadino, diciamo, se può darci qualche indicazione anche chiamando il 112 perché vede due persone sospette o la persona sospetta, penso che sia solamente qualcosa che ci può aiutare a far meglio il nostro dovere. La marea torna ad alzarsi in questa seconda settimana di novembre, portando i livelli dell'acqua alta a Venezia sui valori definiti sostenuti, ovvero il codice giallo. È la previsione diffusa dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, che annuncia dunque per giovedì e venerdì due picchi di circa 105 centimetri. I momenti più significativi si verificheranno alle 7.40 di giovedì e alle 8.15 di venerdì, quando si toccherà la punta appunto di 105. Cosa ne pensano i veneti dell'elezione di Donald Trump, del nuovo presidente americano? Si parlerà questa sera a Focus a partire dalle 21.05. Ospiti del direttore Luigi Bacialli saranno Massimo Bitonci, Pietrangelo Pettenò, Andrea Zanoni, Daniele Stival, Pietro Dalla Libera, Simone Scarabel, Marisa Sottovia e Giulio Muratori. E come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri SMS. Non perdete dunque questa puntata di Focus a partire dalle 21.05 su Rete Veneta. Vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso. In pianura fino a metà mattina nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali altrove. Qualche nebbia anche in serata. Precipitazioni assenti e temperature simili a ieri sulla pianura, in aumento sui monti.